ci dobbiamo piegare a Facebook perché non ci siamo associati prima, cioè spicciamoci, chissà che succederà dopo se non facciamo in tempo. Prossimo intervento inizierà a essere un pochettino più sul tecnico e spiegherà il motivo per cui siamo qui riuniti, i dettagli e il succo di questo open hardware. E sarà Gabriele Peritera del NAUG con introduzione al mondo dell'open hardware. Introduzione al mondo dell'open hardware. Oh, ecco. Allora, buongiorno, sono Gabriele Peritera, sono uno studente della Federico II di Ingegneria Informatica e faccio parte del NAUG. Oggi io, appunto, vi darò una piccola introduzione del mondo dell'open hardware. Penso che la maggior parte di voi sappiate per cosa intende open source, in particolare applicato al software. Per chi non lo sapesse, appunto, che in generale un prodotto software è realizzato da un insieme di codici sorgenti, librerie, modi oggetti, che vengono poi compilati e resi disponibili a terzi come applicativi che tutti noi conosciamo. Con il termine open source indichiamo questi software, questi progetti, oltre a fornirci appunto il modello oggetto, il software finale, ci forniscono anche le librerie, i codici sorgenti, in modo tale che sotto particolari licenze noi possiamo comunque leggerli, studiarli, modificarli, condividerli, riutilizzarli per i nostri progetti. In modo analogo ritroviamo che tale termine è applicato anche al mondo dell'hardware. Però dobbiamo precisare un attimo una cosa: sappiamo che per hardware intendiamo un prodotto tangibile a differenza del software. Una volta che per il software abbiamo rilasciato un'ampia documentazione o dei codici sorgenti, possiamo tranquillamente riprodurlo, possiamo studiarlo. Per l'hardware è un po' più complicato la cosa, perché oltre che fornire l'eventuale software dei codici sorgenti, dobbiamo fornire anche i progetti, e in particolare dobbiamo fornire nella definizione più stretta di un nuovo open source hardware, dobbiamo fornire tutta la documentazione di ogni componente hardware che si trova sulla nostra board, qualora sia una board o qualora sia per esempio una stampante. Ovviamente nel caso appunto di componenti quali le sintesse e condensatori non è un problema. Per quanto riguarda chip o microcontrollori eccetera, qui sorge un po' il problema. La maggior parte di questi dispositivi non sono completamente open. Pertanto in generale troviamo che per open hardware non abbiamo questa definizione rigorosa in cui tutto l'hardware che compone la board sia open a sua volta, ma in generale ritroviamo che di questa board alcune parti non sono open, però comunque la consideriamo open, come avviene per lo stesso, per esempio, Arduino o Raspberry Pi. Le consideriamo open perché sostanzialmente se prendiamo gli stessi hardware non la possiamo riprodurre, però di fondo per esempio non avremo mai come la documentazione esatta per riprodurre un chip o per la scheda di rete del nostro Raspberry Pi. O in particolare per quanto riguarda Arduino non avremo mai tutta la documentazione per poter riprodurre il microcontrollore. In particolare, questo open source hardware si sta diffondendo negli ultimi anni, circa massimo 5 anni, è nata un'associazione che appunto prende il nome di Open Source Hardware Association, che fornisce una definizione molto rigorosa di open source hardware. Riportando il valore appunto che si ritrova nella definizione, in particolare nell'introduzione, abbiamo che secondo l'associazione per open source hardware si intende un prodotto tangibile, quale ad esempio macchine o apparecchi elettrici, i cui progetti sono resi pubblici in modo tale che chiunque può fare modifiche, distribuire e utilizzare queste cose. Vediamo che appunto parla di macchine, quindi per open hardware intendiamo anche macchine cosiddette soltanto elementi meccanici. Ed è proprio il caso per esempio della Red Hat, che vedremo dopo. Allora, in generale abbiamo che l'open source hardware, abbiamo detto che è una materia giovane. Riportando le analogie che ha con l'open source software, possiamo ovviamente scovare dei vantaggi nell'avere a disposizione completamente i progetti del nostro prodotto hardware. Allora, tra i vantaggi classici li troviamo appunto la libertà di studiare, di modificare, di condividere, di utilizzare
in qualsiasi modo il nostro prodotto, e queste vengono anche in modo generale quattro libertà fondamentali che si danno per il software. Per quanto poi possiamo poi inoltre prendere il nostro progetto, modificarlo e rivenderlo come se fosse nostro. Ovviamente dobbiamo sempre attenerci alla licenza sotto cui è stato rilasciato il prodotto iniziale. Se appunto la licenza iniziale prevede che dobbiamo comunque sempre attribuire la paternità iniziale del prodotto, noi dobbiamo comunque riportare sul nostro prodotto che venderemo a terzi la paternità iniziale. Un aspetto molto importante che abbiamo ovviamente ritrovato nel software, e se la maggior parte di voi utilizza software open source o sistema operativo addirittura open source, si sarà sicuramente imbattuto, sono le community. Le community appunto sono composte da appassionati, ingegneri, utilizzatori di questi progetti che mettono a disposizione le loro conoscenze, le loro esperienze, in modo tale da ampliare il progetto, renderlo migliore. Pertanto, dando appunto questa definizione, diciamo, questo esempio, possiamo vedere un progetto open hardware, è una sorta di progetto di gruppo, in cui tutti partecipano, tutti sono liberi di proporre le loro modifiche, se ovviamente sono ritenute necessarie o migliori, che appunto potranno migliorare il nostro progetto, verranno accettate dalla community e eventualmente introdotte nel progetto iniziale, così che si proceda lo sviluppo di questo progetto. Un altro messaggio in cui mi sono imbattuto nella mia ricerca per la preparazione dell'intervento è il seguente: l'hardware open source dà alle persone la libertà di controllare la loro tecnologia, la condivisione, la conoscenza, e incoraggia il commercio e lo scambio aperto di questi progetti. Mi è piaciuta molto la parte dà la possibilità alle persone di controllare la propria tecnologia. Facciamo un esempio molto rapido e immediato. Oggigiorno, nell'ambito civile, ritroviamo che si sta rivolgendo l'attenzione molto all'aspetto IoT, quindi Internet of Things, come i bottoni di Amazon, altri dispositivi connessi alla rete che permettono di automatizzare la nostra casa. Ovviamente, una volta che abbiamo reso la nostra casa completamente automatizzata, introducendo appunto dell'hardware che di domotica, ok, avremo la nostra casa automatizzata, però mi pongo io una domanda, come appunto il mio amico utilizza sempre per introdurre l'open sul suo software ad altre persone. Immaginereste mai una cosa di cui non sapete appunto come sia fatta? Può sembrare un po' strana l'analogia, però mettere nella vostra abitazione una cosa che solo i progettisti sanno come è fatta e le aziende lo fareste mai? Ricordiamo che comunque la casa è un ambiente privato, ci sentiamo sicuri, e quindi avere a disposizione i progetti, anche se poi non andremo direttamente noi a studiare, ma ci sarà sicuramente un terzo che li studierà, e fa sì in modo di acquisire sicurezza verso il progetto in sé e di essere sicuri che eventuali dati non verranno forniti dall'esterno, per esempio. O inoltre, essendo comunque liberamente studiato e modificabile da altri, potrebbero introdurre dei bacci di sicurezza molto più rapidamente rispetto al team originale di sviluppo, come avviene proprio per il software. Per quanto riguarda la robotica, anche in questo campo si sta sviluppando una tendenza verso l'open source. E un esempio molto importante è l'Open Source Robotics Association, che ha introdotto il cosiddetto sistema operativo rosso, che sta per Robot Operating System, molto utilizzato nell'ambito domotico, specialmente industriale, e per la realizzazione di per esempio di robot che vanno alla scoperta. Ci sono appunto proprio delle gare che si svolgono nei deserti, che mandano questi robot alla scoperta, devono raggiungere una posizione finale e utilizzano proprio questi sistemi operativi di supporto. Allora, per quanto riguarda poi la distribuzione di questi progetti, ovviamente dobbiamo fare necessariamente una cena alla licenza. Ricordiamo, una licenza è un accordo tra il produttore del bene e l'utilizzatore finale del bene. Abbiamo tra le licenze più utilizzate nel mondo open hardware, sono sostanzialmente delle licenze open source software da adattare, anche perché appunto abbiamo visto che la definizione rigorosa è molto rigorosa. Ed è un po' ragione. Abbiamo la CERN Open Hardware License, la Creative Commons,
le licenze appunto dell'open source robotics e altre licenze open hardware, open source software riadattate. La SEN Open Hardware License può essere vista come la new public license per l'hardware rispetto alle altre libertà fondamentali e virale. Questa, diciamo, questa particolarità è molto importante. Con il termine virale significa che qualora io riproduca questo progetto rilasciato sotto CERN OHL, io devo necessariamente ricondividere il progetto sotto CERN OHL. Quindi impedisce che un progetto open source venga poi trasformato in un progetto closed source e quindi permette di creare questa catena di progetti allora volta tutti open source. Per quanto riguarda i codici sorgenti, come ho detto prima, devono essere resi disponibili, ben documentati e questa licenza permette anche di non fornire direttamente i sorgenti perché si fa sostanzialmente all'hardware. Ma qualora si forniscono dei, diciamo, dei software già compilati, vi si deve arrivare ad essi una documentazione molto ampia. La Creative Commons è sostanzialmente una licenza molto semplice, si basa su questi quattro disegnini, ognuno di essi ha un significato, per esempio il primo, l'attribuzione. Qualora io utilizzo un prodotto rilasciato sotto Creative Commons, io devo necessariamente dichiararne sempre la paternità qualora io lo ridistribuisca. Allora, un esempio di hardware open source, come detto in precedenza, anche se non proprio pericoloso, è l'Arduino. Conosciamo tutti questa scheda, nasce appunto in Italia, è un microcontrollore molto diffuso tra ambienti didattici per la sua semplicità. Poi abbiamo le schede STM32 Nucleo, sono anch'esso open source hardware, sono basate su embed, ritroviamo da quelle più compatte a quelle che, diciamo, che forniscono un numero elevato di CPU. Un altro esempio è l'Orixino, una scheda appunto proprio il nome ci sia sopra un qualche distribuzione di Linux che ovviamente vengono poi adattate. Oltre, diciamo, a queste schede di sviluppo ritroviamo progetti veri e propri hardware come la RepRap. La RepRap è una stampante 3D autoreplicante. Questo termine appunto sta ad indicare che se io ho in possesso una RepRap ne posso produrre tranquillamente un'altra. I progetti sono tranquillamente scaricabili, dalla prima RepRap posso riprodurre la seconda. Ne sono state realizzate una varietà di versioni utilizzando Arduino, Raspberry Pi, eccetera. Ed è un po' come sviluppare un progetto open source hardware. Ovviamente, come qualsiasi progetto, si deve partire da un'idea. Anche se non conosciamo non abbiamo conoscenza dell'hardware di quello che dobbiamo realizzare, però sono appunto proprio questi progetti open source hardware che ci permettono di apprendere conoscenza, di utilizzarli, e quindi una volta effettuata questa fase di ricerca possiamo procedere poi a svilupparli. Ovviamente una volta sviluppati questi progetti dobbiamo rilasciarli, li rilasciamo sotto una propria licenza e quindi è molto importante la condivisione per far sì che questo ciclo chiuso possa continuare. Per quanto riguarda poi ovviamente lo sviluppo, diciamo a livello progettuale dobbiamo fornire tutta la progettazione che abbiamo fatto. A livello di software possiamo utilizzare appunto anche software open source, appunto vedremo FreeSync, come appunto qualcuno avrà utilizzato o lo utilizzerete dopo, permette di creare appunto diciamo, degli schemi che permettono di definire l'interconnessione tra componenti elettrici. Questo è un esempio, in cui vedremo un Arduino connesso ad un motore per esempio. Poi abbiamo KiCad che permette di realizzare CAD che è completamente open source. Una volta che ci troviamo ad aver fornito, realizzato il nostro progetto, lo dobbiamo ovviamente rilasciare. Lo rilasciamo sotto una delle licenze liste, ok, però qualora siamo un'azienda e vogliamo ottenere addirittura una certificazione del nostro prodotto su open source hardware, appunto abbiamo l'associazione open source hardware, permette anche di rilasciare questa certificazione. Però dobbiamo attenerci ad una serie di 11 punti che loro riportano sul loro sito. Vi sottolineiamo il progetto, se rispettano tutti questi 11 punti otterremo,
il bollino che il nostro prodotto ha del open source, e troverà appunto che la ruota dentata sa indicare che il nostro prodotto è open source hardware. Come detto all'inizio, è proprio difficile ottenere questo bollino. Io ho finito, se avete domande sono qui.